Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Costume e Società all'interno di Brandano, le voci della città. Eh, questa puntata sarà, io credo, divertente perché comunque ci sono figli eh, di una Siena che sta scomparendo, che forse è già scomparsa, che comunque hanno lasciato un segno indelebile nella, nella città. Personaggi molto legati alla propria contrada ma che rimangono in qualche modo patrimoniali dell'intera città uno di questi personaggi è sicuramente lello brogi e io voglio raccontare un po come è già successo con, uh, con altri personaggi voglio raccontare lello con, uh, con i figli perché è una visione un po più diciamo intima no e anche Probabilmente più divertente e sconosciuta. I figli sono Marco e Paolo, che sono ospiti se... oggi se... Da, da noi, e così diversi. Eh? <ride> <ride> Cos'è cambiato? Cosa diceva Lello? Cos'è cambiato? Ammetteva, cioè diceva che è cambiato qualcosa. Ma lui dava la colpa al tempo ah, per cui siete così diversi, diceva sì. Marco per studioso, ma ah, era la stagione, sì. però tu sei figlio di un palio perso, così ha sempre detto lui. <ride> Raccontaci il fatto perché. Il fatto è questo: è che nel, eh, nel 69, quando fui concepito, eh, vinse il nicchio. E Canale 3 probabilmente non trasmetteva tutte le repliche che trasmettete ora, e quindi... quindi non c'era nient'altro da fare e andava ammazzato. Figlio di un palio perso, questo vi dà già la, la misura di cosa, di cosa fosse Lello. Veramente un, per, un personaggio a tutto tondo, grande appassionato eh, Contradaiolo, grande appassionato di pallacanestro e lo vedremo. E grandissimo caratterista e attore. Di vernacolo, però per introdurre un attimo eh, Lello e per eh, raccontare, rivivere anche certi momenti sicuramente divertenti, perché stiamo parlando davvero di un personaggio eh, molto simpatico, molto divertente, molto anche avanti no? su, su certe cose, io vorrei Leo se è pronta a far, far vedere subito la, la clip che abbiamo preparato e eh, vediamo anche tanti altri personaggi che anche loro hanno eh, lasciato un bel segno e che sono scomparsi e ci piace insieme a Lello ricordare anche loro. Allora, non mi resta altro a voi di augurarvi un buon divertimento e grazie di averci seguito in questa storia che dura da 14 anni. Buon divertimento.

Non credevi, eh? Ma neanche tu non sapessi che ci sta succedendo. Va a casa, Rosina, per piacere. Va a casa. Va a casa, per piacere. Sipario, eh, si chiude il sipario e devo dire che, che mi fa piacere questa, questa clip perché abbiamo rivisto lì anche tanti altri personaggi che purtroppo non sono più con noi, ma un po' come eh, succede per il babbo rimangono no? Nel, eh, anche nei racconti di Contrada, nei racconti di Siena, insomma dei personaggi che sono eh, patrimonio della, della città intera. Abbiamo scherzato all'inizio con Paolo, figlio di un Polioferro. Eccetera, eccetera, e questa differenza no? fra, fra loro due, poi li vedremo vedremo anche delle foto eh, insieme. Però io vorrei capire un po' eh, che tipo di Babbo era Lello. Marco? Bah, eh, un babbo come tutti gli altri. Forse, per i tempi, diciamo, della mia adolescenza e tutto quanto. Io l'avevo considerato un babbo un pochettino chiuso, al un, microfono un pochino più. Un vicino. pochino chiuso, forse un po' limitante, ma era un babbo che era molto attento, devo essere sincero. Più che altro, seguiva a distanza e con un particolare discrezione eh, anche le amicizie che frequentavamo e tutto quanto, per cui fu molto contento per esempio quando io venne in radio ai tempi... Ai fono, tempi? <ride> e un po' di anni fa. Eh, però insomma, ecco, era un babbo molto attento, eh, pretendeva molto da se stesso eh, e quindi pretendeva molto anche da noi, questo va, onestamente va detto, però in maniera molto... Talvolta... Quindi pre... eh. Marco gli ha dato delle soddisfazioni Paolo no, no, ci no, ha no, fatto no, dannare? In no, in maniera diversa guarda, abbiamo dato soddisfazioni entrambi. Eh... Lui a livello sportivo, poi ne, ne no, parliamo. No, ma poi alla fine no, era... No, sto scherzando, eh, chiaramente. Non... Ah, guarda, ci, tutti ci dicono che siamo diversi. In realtà siamo estremamente simili, perché l'impronta, il carattere, la... Ehm... La, la spina dorsale poi è quella. È, quella e poi che è quello l'imprinting no, che, che ti dà poi, la famiglia. Poi, vabbè, io avevo questa grande, forse anche insana passione per la medicina che ha con, costretto la mia vita, anche eh, mia moglie e i miei figli, a avere una vita un po' particolare, perché fino a che insomma, ho lavorato a turno il, il mestiere mio è un mestiere un po' complicato. Però poi alla fine della fiera, eh, come si dice? Ehm, hai comunque era, era fatto passione, quello che era il tuo sogno? Io no? faccio quello che era il mio sogno. Fin da quando penso prescolare, io avevo detto che avrei fatto il medico e ho fatto il, e medico. Hai fatto il medico. Andando in contrasto anche con lui, che non, che non voleva che facessi il medico. Lui lo sa, era stato motivo di, di grande disquisizione il periodo della mia maturità eh, quando mi dovevo iscrivere all'università, lui non voleva che facessi il medico, lui lavorava all'Enel e avrebbe voluto che io facessi l'ingegnere nucleare perché all'epoca l'energia nucleare era in sviluppo eh? ma quando ho detto ma... la lungimiranza che no, guardava anche a un po' a me non l'ha mai avuto. preteso di diventare ingegnere nucleare cioè si era già arreso <ride> sapeva credo, già se era in già in terze no. ecco aveva già capito però eh, il babbo ti ha seguito molto la passione per la pallacanestro eh, probabilmente già c'era ma ti ha seguito fin dai primi passi da fino sempre alle juniore da pensando. sempre da sempre, lui ha sempre seguito le mie partite, i miei allenamenti, perché lui era eh, l'accompagnatore ufficiale da sempre storico della squadra, prima la Menzana poi la Virtus. E sì, non ha perso partita. Credo lui non, non abbia mai, lui e la mia mamma non mai perso una partita mia e, e quindi gli hai dato queste soddisfazioni? Sì, anche se... indubbiamente, sì, più sportive, <ride> più sportive che... Che... che di Io che studio. studio. Io personalmente sullo sportivo sono l'antitesi. Quindi... Ecco, infatti, Paolo mi ha raccontato un episodio che vorrei eh, che raccontasse anche qui. Eh, quanto ha fatto di allenamento? 40 minuti. 40 minuti di allenamento <ride> no, a pallacanestro. Allora, poi questa è detto, una bugia. di no. allenamenti l'ho fatti tre anni, però in realtà ho giocato penso 40 minuti, sì, effettivamente. <ride> e poi hai detto basta, hai poi preferito detto, basta, invece sì. poi eh, raccontare no, le, lo sport perché sei stato a Racontarlo, viverlo a bordo campo perché io facevo responsabile di Lega alla Menzana, quindi ero. Al, uh, un gruppo fra, dai quali è nato per esempio Simone Pianigiani che è venuto con me a fare statistica a <coughs> Bologna, ma erano anni meravigliosi, quelli in cui la menzana faceva cose mirabolanti e... Diciamo anche se con meno risultati, però cose mirabolanti dal punto di vista del coinvolgimento delle persone. Non lo so, era bello, era, forse perché ero parecchio più giovane in questo forse <ride> Quando si ricordano le cose. A proposito di, <ride> di ricordi da, da mh, giovani, chiaramente entrambi, Marco e Paolo, sono del Montone e Paolo per tre volte monturato eh, Duce e invece sola nel Popolino. Ma sì. noi abbiamo scovato le feste. eh, lo so, purtroppo eh, ho scovato detto, le fotografie, attenzione, ehm, Leo se abbiamo pronte le foto, ecco vediamo Marco da giovanissimo Chi è? Eh? Io, ah. eh, sì ero Questo... io eh, eh. <ride> Questo è Marco anni? Qui 17, 40... 17 esattamente anni. 40 anni fa, palio di luglio dell'81 Entrasti nel... Popolino. nel popolino, era un bel ecco, ragazzo però, dai. eri un bel ragazzo tu precisino, eh, anche qui dobbiamo dire. No, mi fu detto di stare in posa eh, in quella maniera. Dirò che l'abbiamo fatto Babbo, queste fotografie, vedrai. Penso di sì. Sì, e può darsi. Quindi, ecco, abbiamo visto Marco che è entrato nel Popolino, invece, vediamo poi Paolo Monturato, Duce. Con anche un ghigno. Eh? È fatica, non è ghigno. Chi si dice fare il duce? No, allora, molto. questo è come tutte le volte che ti monturi in duce, e credo che chiunque a Siena si sia montato a duce lo può confermare, è un misto tra essere fierissimo di portare il colore della tua montata e della fatica, perché è veramente tosta. Che... Ecco, infatti io volevo arrivare a questo punto perché eh, lo racconto sempre, una delle mie curiosità e anche quando commentiamo con Patrizia Salerno il corteo storico eh, ricordiamo molto spesso il, il peso e la fatica no, che, che si fa perché bellissime eccetera ma insomma poi quando te le metti addosso eh... tanta roba <ride> non è uno tanta scherzetto roba. e soprattutto vediamo anche le immagini eh, e soprattutto le, chiaramente le armature eh, del duce io scherzando <ride> con, eh, con un economo chiesi quanto pesava il tutto e lui mi disse 150 kg 100 kg di cristiano e 50 di, di armatura di e sì. Paolo ha detto che all'incirca. Sì, anche la, anche la nostra è, sì, si eh, sfiora sì. ai 50. E poi c'è anche da dire: intanto qui eh, ti, vediamo, eh, ti vediamo. Questo dovrebbe essere il Palio del... del 2019, 2019. Luglio esatto. 2019. Esatto. E c'è da dire che poi alcune, per alcune contrade diventa ancora più faticoso perché i metri da percorrere sono di più, il Val di Montone insomma è abbastanza lontano Come tragitto? Cioè. Siccome è anche il, quello che ha più roba addosso, gli economi sei il primo che ti mettono le mani addosso, quindi le calze maglie, la cotta e L'armatura quindi te inizia a vestire mezz'ora prima degli altri. Il problema è che quando arrivi a, a finire la passeggiata storia, entri davanti al palazzo comunale, entri dentro il palazzo comunale, sei anche l'ultimo ah, ecco. che, che viene spogliato e c'è un quindi aneddoto: i tempi di... si allungano, chiaramente sì. Che è il palio. Non questo la volta prima, era il 2013, che io fece una brutta figura praticamente in Mondovisione. Sì, è verissima questa cosa. I filmati della RAI lo confermano perché finiscono di spogliarmi. Io mi metto la, la, la montura, quella da sì. post passeggiata storica. E trovo praticamente i capitani. Per salire nel palco non parco, i capitani che erano già passati, quindi si era arrivati al momento e il vigile del fuoco mi fa non può salire in palco, no gli fa, dai fammi salire il palio vedrò, mi fa deve passare dalla pista, quindi però veloce perché escano cavalli, arrivo a... e la RAI inquadra me che io salto, entro in pista e non ce la fu a salire nel palco di un parco. cioè io feci il movimento di salire e poi non e rimasi lì, cioè non ce la facevo a salire e mi... Salirono, tirarono un palco ragazzi del Bruco perché io non ce la facevo, io rimanevo un pista tipo barbaresco, cioè non, non, la, la, non la ce la facevo, fatica... non alzavo più piedi. Ah, io ricordo cioè. che lui raccontò quando facesti l'ultima volta il Duce, che era il 19, mi pare. Sì. Eh, sì, sì, le, le che si pesò che prima a casa della mamma, a casa di mamma, si pesò prima di, di fare la passeggiata storica e si ripesò la sera a cena. Sì, cena. Quanti erano? Un quattro paio di. 4 kg, meno, 4 kg meno, meno. quindi comunque, una sudata poi sì. sì parla di estate con molto caldo ecco. no? e le temperature perché uno comunque esce dalla contrada abbastanza presto con il sole a picco non, non, non andavano di moda bermuda all'epoca que... eh, eh, no, no, no. No, eh, no, no e quindi stare con la montura poi è vero che molti dicono eh, all'interno poi dell'anello di piazza del campo tutto ti passa no? perché non senti è tanto che non senti la fatica ma senti dopo eh, esatto dopo. dopo lo senti ma avendo fratello medico, ti sei attrezzato nel due Certo, chiese a lui, infatti, <ride> lui lo può confermare, sì, disse, certo. cosa devo fare? Perché devo entrare? In Duce? e lui mi disse: inizia una settimana prima e Quindi sali minerali, vitamine, presi di tutto, ero fortissimo quel giorno. Eh, perché sono, sono utili, meglio quelli no, che Anche altre... perché una, una, una sudata di quelle proporzioni è vero, una sudata di quelle proporzioni eh, c'è da star male, c'è esatto. da sentirsi male, e mm, ti mm, senti male dopo sì, perché sì, comunque mm, lì è anche l'adrenalina, certo. no? Che, 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 che ti tiene. Volevo raccontare anche questo <ride> piccolo spaccato perché con Paolo ci abbiamo riso eh, più, riso insomma, ne, ne abbiamo parlato più volte proprio per questa eh, cosa della, eh, della, della fatica fisica che, che si fa, no? Perché poi tutti guardiamo i monturati, la, la passeggiata storica, ammirati, eh, io ogni volta colgo un particolare no, che non avevo notato, eccetera e Poi però mi chiedo sempre, questi partono dalla contrada, poi c'è da fare tutto il giro perché non è che si va direttamente in Piazza del Canto. Prima si va al Duomo, poi si esatto, fa il no, Monte, sì, Monte, Monte, Monte dei Paschi, poi Duomo, Fuori, indietro, Duomo, fuori da indietro, Duomo. Poi scendi giù. Poi, poi, scendi poi fai giù, fai tutto il casato, entri e fai il giro. Sì, però è, è talmente un onore. Che... Esatto, che secondo me qualcuno... passa soprattutto. Esatto, sì, esatto. Supera, supera chiaramente poi tutto Qualunque il resto cosa. Basta appunto, sali minerali. Quello che, e bere. <ride> che che dice il fratello dottore. Torniamo. Bere, se te lo danno, perché te da solo, non bevi. Ah, perché non ti muovi? No, non ci arrivi proprio. Cioè più di così. non no. Quindi, il, il massimo è quando alzi la, la, spada, la spada, per, eh, per sì, il saluto. cose, più non le fai. Ah, ti se ti da... prude il naso te lo tieni te lo tieni te lo tieni eh, 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 sì. mh, 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 lo muove un po' ma, ma questo comunque... anche se sei nel, sei nel popolino cioè non puoi fare eh, movimenti no, c'è cioè, certo. un, proprio una liturgia eh, per, della, della passeggiata storica il passo deve essere quello con quella eh, certo, cadenza, ma cioè. la cadenza perché è... poi alla fine la passeggiata storica, qualcuno poi può sembrare pesante, eccetera, lunga, chi, la vi, chi è di fuori? Io abito a Firenze ormai da vent'anni e tante, ci sono tante persone che ti dicono: Madonna, però ha una barba, sta cosa. Eh? Io dico, Guardate, che Siena si veste a festa in quel Tanto, giorno. Ma è quel... quella. Se Voi... Bellino al calcio è un costume. No, lascia fare, guarda, io non ci sono nemmeno mandato. Sfila l'orgoglio senese. Io ti amo. È, di... la, ah, festa, dire, eh, no, è, è la festa sanfrase. di un vivere eh. che rende. Unica questa città, non c'è nessun'altra realtà cittadina al mondo che possa vantare questa tipologia di vita che è 365 esatto. giorni all'anno e che si estrinseca nel palio di luglio, nel palio di agosto con la festa. Ecco quindi deve essere il salotto buono, deve essere fatto tutto bene, deve essere tutto perfetto. Infatti deve essere tutto. Eh... E... L'armonia Sì, no? ma questo purtroppo non viene, compreso, non viene compreso fuori. Ma alcuni, alcuni invece. C'è più sensibilità, no? però. Ora. Sì, c'è più sensibilità. Io invece, tornando all'ello che è il nostro eh, argomento di, di oggi, vorrei far raccontare a Paolo e anche con, con Marco di quella volta che vinse il montone. Sappiamo che Lello non andava in piazza perché era no, di, di cuore e quindi stava in contrada che, come dicevamo, non è proprio dietro l'angolo. Che esce di casa e arriva in piazza. Per cui Lello vede in televisione. Non vede. Ah, non vede. No, no, non, non vede. vede, vede Lello non vede il palio come tutte le volte, e... però sente. Mm. Era nel montone co, chiaramente, con la mia mamma il e, a, e altri contraraioli e quindi che succede? Vince il montone, parte a corsa. Parte a corsa. Allora chi, chi conosce il, il mio, conosceva il mio babbo sa che la corsa non era una delle sue diciamo, allora, doti. Basilica dei Servi Ponte di Romana aveva già finito tutto. Carburante. Entra al bar di Ponte di Romana per prendere qualcosa da bere per poi ripartire e centro a tuffo perché inciampò nello scalone. E quella fu la prima problematica. Con la mia mamma lei lo doveva Raffaello, perché la mia mamma Lui era, era l'unica del mondo che lo Raffaele, chiamava Raffaello. Il papa si chiamava Raffaello. Sì, 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 fermati so. il Quindi, cuore, il cuore no. Si è vinto Pantaneto. Alle Oggi del Papa successe l'imponderabile. Chi conosceva il mio papa sapeva che proprio il cavallo dei pantaloni proprio non è che l'aveva sempre al suo posto e perse i pantaloni rimase in, spudoratamente in mutanda all'oggi del Papa e facendo il pinguino cascò Ruzzolone si ritirò su e via, e, e arrivò finalmente. Finalmente arrivò in piazza, però con mamma che l'aveva inseguito. Nel sì, chiaramente. chiaramente sì, sì, perché sì, sì. aveva paura terribilmente si che si sentisse male, male. Insomma, e, e si sentiva male poi alla fine, <ride> che prima o poi si sentiva male. Però ci aveva, lui c'aveva un veterinario, detta così è brutta, sì. ma. No, veterinario ah, no. che la aveva imparato ormai la sua cura, che era il professor Menichetti che gli dava una pasticca da cavalli e lui non aveva problemi, tranquillo, no, sì. si guardava il suo, palio, Guarda il suo palio, lui andava nella stalla, giù nel palio, il professor metti, sapeva già che lui, gli dava... e lui, lui beveva... era col tranquillo con il suo sigarino e via. E stava bello tranquillo. Invece ricordo il palio del 90, il palio che si inizia a del 90, io ero fidanzato con mia moglie da un anno, più o meno un anno. E lei andava a vedere il palio al circolo degli uniti perché con la mamma, il babbo e il loro andavano lì perché facevano parte del circolo. E, eh, per cui io stranamente mi sentivo che il montone avrebbe vinto il palio. Per cui invece degli occhiali mi misi le lenti a contatto perché dici se no li perdo. E io senza occhiali vedo un tubo per cui dissi, Vabbè, mi metto le lenti a contatto. Vince il montone, io esco da piazza e... In quel frattempo arriva mia moglie che dal circolo esce lì in via, all, all, sì. alla croce del travaglio. E mi vede, ci si abbraccia e ci si bacia. Poi arrivò lui e ci si abbracciò e ci si baciò. Poi mio babbo che uscì da un negozio lì perché andava a vedere il palio lì insieme ad altri matti, come lui dentro una nuvola di fumo, esce e ci vede, e ci si abbraccia tutti quanti. In quel momento arriva tutto il montone col palio e tutto. Siccome avevano visto me e lui che si baciava questa, che nessuno aveva mai visto, la nessuna, baciò tutto il la montone. Baciò tutta la contrada, e mia moglie si ritrovò praticamente immersa in un mare di sudore puzziare. Fraccia, fraccia, di gente sconosciuta di gente a lei sconosciuta e quindi abbiamo avuto veramente un battesimone oggi un battesimo, però ha capito subito eh. no ma lei è, è dell'istrice <ride> quindi le conosce bene certe cose però, certo però ha capito, capito subito benissimo com come, era, come era tutta com la benissimo. vicenda fantastico e, va bene abbiamo raccontato no, questa eh, chiaramente grande passione per, per la sua contrada io vorrei un attimo invece eh, tornare all'altra grande passione poi comunque abbiamo visto anche il, il vernacolo eh, e ne parleremo che è la pallacanestra come come nasce tutto paolo che hai giocato marco avevo detto che ho giocato ci ho provato minuti. diciamo così ci hai provato, ho provato però ecco non si può dire che, che tu non abbia provato, poi hai preferito raccontare le gesta. Infatti, Paolo dice che sei uno spettatore, eh? cioè preferisci invece che praticarlo, seguire. Io sono più spoglio. sedentario, giusto indispensabile. Qualcosa, Qualcosa, Qualcosa è cambiato. Qualcosa è cambiato. Allora, no, ci interrompiamo un attimo, facciamo un attimo di pubblicità, poi raccontiamo questo spaccato invece della, della pallacanestro. Bentornati a Costume e Società. Stiamo così simpaticamente ricordando Lello Brogi con, con i figli, Marco e Paolo. Abbiamo raccontato alcuni episodi divertenti di vittorie del, del montone e le reazioni di, di Lello. Ecco, intanto vediamo questa che è bellissima: questo collage che ci ha dato Marco, e, e vediamo le sue grandi passioni, sono le tre no? passioni, cioè alla scena della, di una prova generale, forse credo sia una delle ultime foto: perché questa gliela fece mia figlia, eh, gliela fece mia figlia con una delle prime macchinette digitali. E in basso a destra c'è il teatro, si intravede. Questa è la fine di una costa all'uscio, sicuramente. E di là quando quella è casa mia a Firenze, e l'altra eh, che faceva il nonno con i suoi nipoti, lì sono i miei figli. Un eh, nonno ecco, fantastico deve essere stato. Eh? È un, ah, sì, i miei figli che hanno avuto. Più che altro, mia figlia, che era la più grande di tutti e quattro i nipoti, eh sì. eh, ha avuto tanto modo di conoscere un po' di più il nonno rispetto agli altri, e se lo ricorda benissimo perché era un affabulatore, un grande chiacchieratore, raccontava leggende, raccontava aneddoti, con un modo, con un modo di fare che era. Di Lello, insomma, poi era quello, li portava a vedere la Spada nella Roccia a Montesiepi, Siepi, San Galgano, poi lì, qua da Ritri, sai che lì io ci sono stato nascosto durante la guerra quando lui con la nonna Rina scapparono da, da Siena perché non si trovava più nulla. Andarono dai parenti che erano poi cugini di mia nonna che abitavano da quelle parti e dicevo, sai, per una volta così, così. Ecco, quindi i nostri rispettivi no, figli, la vita famosa vissuta, bomba cascata no? nella Merse, i bombardamenti della guerra, era un grande raccon, raccontatore. raccontatore sapeva, certo, sapeva Per i nipoti eh, immagino eh, che... E questo ha fatto sì che loro avessero questa grande piacevolezza nell'ascoltarlo e... Nel ricordare poi quello che gli aveva detto, quindi gli aveva saputo dire erano piccoli nel modo giusto, in maniera certo. tale che gli rimanessero impronta, e questo devo dire che gli anni di teatro gli avevano giovato, certo, tantissimo. giovato tanto, tanto. Peraltro la gente ricorda solo la parte del vernacolo, ma Babbo aveva fatto da ragazzo proprio. Neanche maggiorenne, qui in Via Montanini, dalla Marca Sergardi, il piccolo teatro, quindi è la passione teatrale. La scuola per te è compresa, compresa proprio tutta una scuola di dizione. E il maestro Francini gli diceva sempre: Ascolta, Raffaellino, te proprio non ce la fai a parlare. <ride> a parlare per bene in italiano. Eh, ma comunque le, io l'ho fatto, il piccolo teatro, l'ho fatto anch'io eh, a scuola di edizione, poi l'ho insegnata anche per un periodo, devo dire che dava una, una, una bella, bella impronta, impronta e tanti certo. sono passati da lì, eh, mh, era una, una bella fucina anche di talenti che poi hanno avuto no. eh, negli anni eh, successo, per cui bello questo aspetto. Mi viene, del mente, mi viene in mente Paolo Lombardi, uno certo, fra tanti, che certo. era un amico di Babbo si conoscevano bene? No, no, tanti sono, sono usciti da lì, insomma è stato un bel punto di riferimento no. per, per tutta Siena. Quindi abbiamo visto un po' Lello come, come nonno, i figli di Paolo se lo sono goduto un po' meno. No, Ginevra, eh, Ginevra, Ginevra sì, sì, Ginevra Ginevra sì abbastanza, Federico, Federico meno. Purtroppo quando lui è, è morto aveva due anni, quindi Federico si dice sì, poi in effetti no, insomma non si ricorda, insomma, no. troppo purtroppo. piccolo, troppo piccolo. No, Ginevra invece... Ginevra hanno, ha, ha preso un po' diciamo, de, degli insegnamenti che poi hanno preso anche i suoi e, sì, le famose gite culturali col nonno, La Spalla nella roccia, come diceva lui San Galgano erano i posti sì, eh, più, sì. più amati che lui magari amava raccontare. No? Eh, eh, sì, 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 so, sì, sì perché sì, erano una parte delle sue radici, perché fra l'altro eh, la mia nonna era, era nata a boh, forse in linea d'aria un chilometro da San Galgano. Eh, sì e quindi, quindi era, era, una... era in qualche modo eh, radicato. Vorrei tornare a questo aspetto rendice. della pallacanestro però, eh, che così avevamo accennato prima della, della pubblicità, perché appunto questa passione, il seguire Paolo, eh, poi comunque l'impronta che l'ha data anche a Marco certo, certo. in qualche modo è una delle sue grandi passioni e mi raccontavi che dopo l'episodio che così ci ha fatto divertire del palio vinto quando lui si è sdraiato alle logge del palio, Papa, poi Tambus fece un sonetto no? sì, su questa sì, cosa sì. Sì, sì, allora non era un sonetto era, era una, una dedica che gli fece facendogli credo un regalo Ma mi pare cosa, sì, una cosa finietta, ra qualcosa. rarissima per Tambus perché era un personaggio che ti ha conosciuto un po' sì, in sì. quel modo però era fantastico oh, fanta e, gli fece, e gli fece questa dedica che a casa di mamma c'è sempre, sì. e c'era um, menzana e Teatro due e Vernacolo due passioni in alto il morale in basso Pantaloni. <ride> <Quando> <ride> Questo, fanno... <ride> Questo era, che che fam ma era la famoso, se dovevo perché... portare questa ci, eh, sì, siamo sì, ci siamo dimenticati, ma è a casa di mamma? Ma mi pare sì, un, un monte. Montoncino sì, un cinema, poi Tambo si faceva tutto Fantastica. da solo, quindi da solo. <ride> aveva le competenze per fare tutto. Bellissima, da... bellissima anche questa, a però appunto passi questa passione, appunto come dicevamo, per, per la pallacanestro e segue Paolo, fin da piccolino tu hai iniziato... 5 anni, e... io avevo cinque anni. ho iniziato a giocare, avevo 5 anni, mi ricordo perfettamente la sera in camera nostra, che si dormiva insieme, che mi disse... Eh, io a giocare a calcio non ti ci porto. Mi disse ti piace la, la pallacanestro? Io sì. Faceva ovviamente già il giro, c'era perché si andava a vedere quartieri sì, no. abbonati da, alla mensana di Haedro. Di e gli fossi sì, provo e da lì. E da lì poi invece partito. ti sei divertito. Lui si è divertito con te. con uno di Canale 3. Io ho, ho iniziato Michele Fiorini. Ecco, che salutiamo, <ride> salutiamo Michele, Michele. Sapendo, Michele, ma c'è stata anche una, eh, una partita ultimamente, sì. eh, vi siete ritrovati, sì. stendiamo un velo pietoso? Sì, eh, sì allora, alla grande. <ride> alla grande. Stendiamo un diciamo che le prestazioni fisiche non sono più... Più quelle Qual di un tempo. Qualcuno si è un po' mantenuto, ma il 90% no. 90% no, per cui noi stendiamo il velo pietoso. Ma tenuta fatto... una bellissima amicizia, che in quella squadra era particolare, molto particolare. Sì, quello e... è vero. Allora, un, gruppo un gruppo solidissimo, molto solidissimo. Molto unito, eh? molto unito. La banda Bassotti. Un, un saluto anche, anche a Michele. E quindi lei lo seguiva. Tutte le partite ti ha seguito la Mensana ti ha seguito alla Virtus, però c'è stato questo episodio anche studentesco. No? All'epoca non c'erano i telefonini, per cui non è che uno telefonava. Eh, e... Anche perché correva l'anno 1988 e io facevo il Serrocchi e successe che con la squadra del Serrocchi dell'Istituto si va alle finali nazionali. A Gorizia l'angolo sì, vicino <ride> quindi niente. Serie, una settimana di partite per qualificarsi. che okay, si arriva al venerdì e c'era la semifinale con questa squadra che era di Pesaro, che era tipo l'istituto Manzoni, qui di Siena, che eh, c'erano tutti, la, praticamente erano tutti gli Juniores della vecchia Scavolini. Quindi una squadra eh, notevole forte. e fu una partita lottata tanto. Che noi si vinse, cosa succede? Succede che, non essendoci telefoni niente, si bloccò il Rocchi. quindi che tutto, doveva seguire eh, l'andamento certo, della gara tutti no? gli studenti del Rocchi già in via Pisane eh, erano per i corridoi. erano per i corridoi il mio Babbo era presente, chiaramente, e c'era il professore di ginnastica che telefonava da Gorizia. a il vecchio gettone e diceva siamo avanti, siamo dietro. Siamo, siamo so, supplementari, supplementari, di corona, supplementari. E lei lo il... riferiva. No, Lello era lì che aspettava notizie. Insieme notizia. a tutti, cosa succede? Si vince, si vince questa partita si va in finale. In tempo di tre minuti, aveva telefonato al Ricci e Tramite il San Rocchi eh, avevano organizzato. fare gli autobus per, certo, a, per sanno andare tutti, anch'io. Ricordo e, feci il pezzo per Antena Radio e, sì, e ci fu una migrazione di massa partendo credo alle 3 la mattina per Partì venire. all'alba, ma in, della... oh, in Pugliare sono poi E quindi, quindi... si era persa una settimana di partite, ma la finale non si era persa. Eh, no, e c'est, <ride> Sì, sì, e, e vinsero fra l'altro. Il livello presente. L'unica cosa che andò male in quell'annata fu il risultato scolastico: perché ci fu diverse. <ride> Sì. bocciature vabbè, se la state più un campo e a scuola sì che... Lindole. Poi ma... avevo detto all'inizio no era vabbè, quello, vabbè, ma, ma io certo. vorrei, vorrei capire. Eh, noi conosciamo Lello come appunto, abbiamo detto personaggio eh, di, di spirito, divertente, eccetera. <coughs> ma se lo facevate arrabbiare quando eravate piccoli, mm. come vi brontolava? Era un tipo voglio dire ci di brontolava. Guarda, ti racconto un aneddoto per farti sorridere. Io ma guarda, lo ricordo come se fosse ora, lo rivivo perfettamente, avevo forse 5 anni. Quindi <ride> si assegnato. tratta del 1969, io sono sempre stato abbastanza tranquillo, non ho mai fatto molti eccessi, però lì avevo probabilmente ceduto. Avevo trovato, ma forse a Natale era una cosa del genere, una trombettina di plastica. Va bene. Io mi, tutto il giorno lì in cucina, aveva, piri, 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 piri. Marco, smettila dai noia basta. Primi primi, e Marco smettila, alla terza volta mi prese questa trombettina, la buttò nel camino. Bruciata. Fine. Fine. Non disse altro, ma io me lo ricordo come se fosse ora. Cioè, Perché ti ha, ha segnato. Forse non cioè, non, 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 non l'aspettava. a me qualche volta mi ha colpito, sì. <ride> no, ma non era così. Non era... Però, insomma, comunque sia, comunque sia, ecco, eh, si sapeva imporre. Ecco, ma poi no? lui è, no, non ti... a me no... Ma anche in questo io, mai... come molti altri, non ce lo vedo a brontolare un figlio, no? Poi è ovvio che no, no, sei fatto, padre e no, madre fatto, per forza, per forza no? però, era però... una persona che era. era... Come diceva lui prima, all'inizio era una persona eccezionale, ma non dovevi mai passare quel limite. E limite, quel limite ecco. non, cioè Perché lui pretendeva che tu non passasse quel limite e se lo passavi si inferociva tantissimo. Si inferociva, eh, nel Tanto, senso che... Cioè, lo proprio, era veramente inferocito. Più lui della mamma? No, La era, mamma in un altro modo. In un altro modo. Beh, però le mamme in genere sì, sono eh, home, sì. no? No, no, ma, ma, le, no, lo scappellotto mamma Giovana, facile. Mamma Giovanna non è così, insomma, eh, però insomma si imbestialiva, anche lei si è imbestialita tante volte. Insomma, è non che è che si Immagini, poi ne, due maschi in casa, ora io eh, passavo per quello tranquillo, ma insomma proprio... Poi non eri tranquillo, allora, lui è tranquillo di facciata. Ora diciamoci proprio: ecco, diciamo io la camuffo peggio non ti La camuffa peggio ecco, io la lui meglio. invece riesce Però, a insomma, camuffare è più fino. Nei, nei, nei lui è eh. più di bisturi, <ride> di bisturi, infatti. Specialista in chirurgia. Ha fatto il chirurgo. Quindi, voglio dire, eh, qualcosa c'era, no? se voleva fare il chirurgo, per cui lui è un finto tranquillo, Paolo, nemmeno Fiorello. Eh, ho, ho la tara più bassa io. Eh. Perché da cosa dipendeva? Da Soffiotto abbiamo detto. Forse da Soffiotto di Larderello, Larderello sì. Raccontiamo questa cosa che, eh, vabbè, eh, che è comunque divertente. Mh, hai vissuto un periodo all'Arderello. L'Arderello lo, piccolissimo, lo io, noi ci siamo trasferiti là perché Babbo lavorava alla centrale di Larderello. E che fu il suo primo lavoro, uscito dalla, da, dal tecnico industriale, andò a lavorare all'Arderello. Per qualche anno c'è stato da solo in una specie di camerata, cioè un tipo militare. Poi si sposò, e io, lui è figlio di un paio perso. Io sono figlio di una mezza diagnosi sbagliata perché a mia madre gli dissero che, a mamma gli dissero che non poteva avere figlioli. Io sono nato 11 mesi dopo il matrimonio. Quindi, Quindi voglio dire. Ecco, eh, e a chi aveva moglie e figli gli veniva dato un appartamento che era vicino alla centrale e quindi si andò a abitare lì, io ci sono andato anche un anno credo, all'asilo, poi si, venne, si tornò a Siena quindi, e quindi... è geneticamente modificato io ho i fu fumi di laderello <ride> quindi, prima, ma no, la vi, vi ma spiego perché, aspetta Marco, vi spiego perché ho fatto raccontare questo episodio perché sono partita un po' con questa cosa che Lello diceva Cosa sarà cambiato? Qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato perché cambiato. siete così diversi. E mentre mi stavano raccontando durante la pubblicità questo episodio di Larderello, Paolo ha detto: Sono i Soffioni, quindi siete così diversi. E dipende perché io soffioni. ho preso un po' di sì, scoperto. è sul Furia, la mia è tutta sul Furia. <ride> <ride> Ora abbiamo scoperto. Diamogli eh, una spiegazione. Potrebbe darsi, l'interazione ambi ambientale è descritta nei sacri testi di medicina. Quindi, quindi non c'è niente di nuovo... abbiamo scoperto perché Lello se lo chiedeva ora noi abbiamo è trovato la qualcosa. spiegazione sì, e è non, è, non è uno scherzo. Eh, io non voglio però concludere la trasmissione senza parlare chiaramente del, del vernacolo, l'altra sua grande passione, da questa... La passione, la la passione, passione. da questa... La intuizione straordinaria di, di Tambus il vernacolo club ha segnato veramente la vita di, di tutti noi in qualche modo e li rivediamo sempre volentieri le, le commedie e loro si divertivano tanto. Da comedia. matti, loro cioè si loro divertivano si divertivano tanto. da pazzi. Le prove, lui, io sono andato a vederle perché le prove le facevano nello studio di, Bubi, di Tambus che era giù in fondo alla, dopo la società della Trieste. Nell'angolo dove c'è Fontebranca, sì, lui sì. aveva lì lo studio e le prove le facevano lì. Io ogni tanto l'accompagnavo, erano a tarda sera, facevano tarda notte, si tornava a delle ore improponibili. E io, guarda, credimi, a buttarsi via. Io ho visto delle scenette perché poi lì per lì facevano le persone serie, facevano le cose. Gli, gli attori professionisti. <ride> poi qualcuno e non si ricordava la parte, allora cominciavano a fare molto Goldoniano, stasera si, re si recita a soggetto, eh, soggetto. E partivano a soggetto e venivano fuori delle Beh, cose... E intanto che... rivediamo delle, delle immagini della guarda, clip. Tambus. Venivano fuori delle cose che averci avuto un telefonino, ora ci avremmo No, ora sarebbe cioè, stato... Da un film, un sì. fantastico, poi persone incredibili, babbo va bene, ma poi Fabio Pasero Trancredi ma che eh, Elena, Elena, che Elena, Brizzi. Elena Brizzi anche lì una sera in teatro, in un tante a Costa all'Uscio si avvicina una signora a mia mamma, alla mia mamma e gli fa "Scusi signora che sapeva eh, eh, e dice "Scusi signora, ma quella signora che lei cita con lei, lui è eh, dice la moglie del mio marito", gli disse <ride> Perché anche mamma, devo dire, è un personaggio, che eh. è un bel personaggio. No, quando telefonavano per Natale per farsi i auguri, eh, era, era una comica per festa. telefono, era... Zero, no, ma zero. poi si vede anche tanto la, la sintonia. No? perché se no, non riesci a fare, a fare queste cose se non c'è eh, la sintonia. Poi, comunque Lello insieme a Tambo, avevano una, una. Se bella... ti andavi a cena. Con il vino, oro, vero, vino vero qui abbiamo vero. Qui. Vino vero vino, veri, vino, veri, non era vero. loro non avranno, il tè non, avranno, avranno, non acqua, ce lo mettevano c'era tè, non c'era acqua. Era vino. Era vino vero perché è il teatro della realtà, Paolo. Tu hai recitato, però, qualche volta anche lui io. Ah, te. io nella primissima, nel, di vicolo in vicolo ah, nella che era il 78 forse e io per le date? 78-79, gli anni erano quelli e io insieme a Pierfrancesco, figliolo di Tambus insieme a altri e quanti anni avevi? perché eh, portavano voi bambini avevo... sì, per sì. fare i ruoli? io andavo alle prove e si facevano nella società della giraffa me lo ricordo come se fosse ora ehm, io avevo 14 anni sì, 78, no, io quando, 18, diciamo. feci a costa, sì, quando feci a costa all'uscio che facevo il suo figliolo. <ride> Ti veniva anche bene. Era naturale. E... No, Avrei avuto 7 boh, anni, 8 anni. Sì, che sì. però non lo facevi sempre in tutte no, le no, repliche? No. No? Quella è stata, una, è stata un parte. una parte che si è fatta io, l'abbiamo fatta io, Pier Francesco, il figliolo di Aldo Pantovani C'era una cosa che se la giravano un po' fra tutti <ride> sì, i figli. <ride> sì. <ride> sì. Eh, però secondo me era anche divertente no? partecipare a. Figlio no, piccino, era... cioè il figliolo piccino. piccino. E quello che era bello è che loro quando finivano la prova era come se non finissero la prova. Continu ah, Continuavano, loro erano in quel modo, Gio cioè così. loro se, infatti, erano un gruppo giovevo. di persone che fuori dal teatro era esattamente come in teatro. teatro, cioè loro le par parlavano uguale, non mi ricordo chi era che si scordò totalmente una battuta, eh, non mi ricordo chi era durante una recita, vabbè Andarono a Senso per sì, dieci sì, minuti sì, con, tambus, con, sì, tambus con Tambus, tambus eh, con le mani nei capelli. Perché. Eh. Perché ne... E loro a prancio, ma cioè... improvvisarono per poi rientrare nel non discorso. Non se ne accorse nessuno, nel era discorso era mio. magari nella replica, sì, <ride> sì, si vanno a rifare Sì, Non se ne accorse nessuno, erano no, uno non spettacolo, non quel modo, non veramente, quel veramente modo. erano così, ed erano fratelli loro in un qualche modo. Ecco, cioè questa, senso... questa unione devo dire che si è sempre percepita, perché secondo me non riesci anche per lunghi anni, a durare per lunghi anni ed essere ricordata, questa, questo spaccato, essere ricordato oggi con grande affetto e grande divertimento, non riesci a portarlo avanti così se non c'è un'unione, una stima, un rispetto e un comune divertimento. Certo, loro no? proprio lo facevano piacevolmente, era... Eh, anzi, quando poi finiva no? la commedia, le serate rinnovati, sempre un paio di repliche perché erano eh sì. quattro serate e eh poi sì, in genere, minimo minimo c'erano un paio repliche, sì. di repliche. Io andavo a vendere biglietti al bar, al bar lì, di fronte al concato Bar notturno, all'epoca si chiamava. E, e, insieme a Pier Francesco e poi si faceva un casino delle, della miseria. Insomma, comunque, vabbè, virgola. E... Ecco, loro finivano e gli mancava qualcosa, dovevano trovare il modo di fare qualche altra cosa. Sì, perché è come se non finisse, il sì. dispiacere di, di finire una Finirla, cosa, no? No? non mettevano poi, mai un sì, punto. Sì, poi la stanchezza, perché poi ah, comunque faceva magari mezzanotte l'una a fare le prove e la mattina dopo ci aveva da andare a lavorare era, certo come magari tutti gli altri è, perché all'epoca eh, nessuno era, era in pensione mi no sa, no, eh. no per carità poi voglio dire per babbo il lavoro è stato una delle cioè è andato in pensione quando andò in pensione lasciando 100 eh, e passa giorni di ferie non consumate per cui lui, cioè, per sì, lui sì, suo, sì. ecco, è prendeva cosa, tutte le cose seriamente un'altra cosa che adorava fare era il suo lavoro lo faceva proprio con passione e volentieri cioè, era ecco, anche quello era piacevole e al tempo che non c'era cellulari quando era di servizio il famoso essere di servizio significava che portava a casa un... una radio un, un bambino di radio così che un robottino. la notte oh, era... quando suonava cioè, questo cialino lo chiamava Brogli, erano eh, l'operai dispersi. Dispersi. In, non vi preoccupate, allora andate lì, aprite e riluca... lui faceva tutto a mente. A cioè lui si ricordava a mente tutte le manovre, tutte le cose. Le linee come erano disegnate, dove erano Scopriamo le mani. Ma un, un Lello stacanovista verso eh, se stesso. No no, eh? no, 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 ma come ti ho detto all'inizio, lui era estremamente esigente verso se stesso sì. ed era esigente con noi. Questo va detto perché era sì, sì. Effettivamente Una era così. Mh, rigidità era, che era, non era... Non sì, pensavo. ma nel una... lavoro era assolutamente... Quindi lui è ogni cosa, anche le passioni, sì, anche sì. il divertimento, sembra, sembra buffo, ma ha sempre preso tutto molto seriamente. seriamente? No? Ecco. Sì, sì. O quantomeno si è dato... Sempre eh, molto seriamente. Si è speso sempre tanto. Lui no? lui era simpaticamente cose. serio. Ecco, simpaticamente Ti vorrei, ti vorrei serio. dire che è uno simolo, ma sì. è, è simpaticamente serio. Secondo cioè, me rende un po' il perozzi degli, degli amici miei che dice uno so mia se il mio figliolo è quello giusto, che la figlia tutto sul serio, io la figlio tutta a ridere, forse c'è una via di mezzo. E lui, e lui probabilmente, e lui probabilmente è, la è la sintesi di questo. Allora, abbiamo tre minuti, ci dicono. Okay, Il okay. tempo ai noi e vola, poi io sono sincera, mi diverto a raccontare: non raccontare io, ma a far raccontare queste storie perché rimangono. Ehm, in ognuno delle persone che gli hanno voluto bene, conosciuto chiaramente la famiglia, eccetera. Però rimangono poi questi personaggi continuano a essere vivi. L'ho detto all'inizio, perché i, i, i racconti aleggiano no, nella, nella città, non solo nella contrada, ed è bello secondo me. Anche eh, rivivere alcuni momenti e non dico ricordare perché ricordare è una cosa che trovo ferma, invece eh, continua a essere secondo me in, in movimento ed è bello, eh, bello parlarne, bello farci due risate. No, anche avrebbe preferito essere, lui, peraltro. Esatto, non si può essere tristi raccontandole oh, per carità. assolutamente. Gli né, la tristezza. Esatto, no, non gli piaceva la tristezza, né seriosi. Eh, ci avrebbe odiato, per cui insomma ehm, mi, mi piace, l'ho fatto con, con altri e sicuramente eh, troveremo e parleremo, purtroppo sono tantissimi i personaggi, non ce la faremo, però raccontati dai figli mi diverte molto. Siamo in, in chiusura e come dico a tutti gli ospiti vi rinvito perché non si Ma esaurisce mai eh, Noi tu si tutto, tutto l'argomento e così continueremo a raccontare storie per cui grazie infinite a Paolo, grazie, infinite grazie a, voi. a a Marco è stata un'ora molto piacevole, io mi sono divertita, spero, veramente, anche per noi. <ride> spero che anche a casa eh, si siano divertiti, l'appuntamento continuate a seguire Canale 3, l'appuntamento è per giovedì prossimo sempre alle 14, grazie a tutti, buona serata. Buonasera, Buonasera a tutti.